non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Siamo a Cantiano, siamo alla manifestazione Fango nel Cuore, una manifestazione estremamente importante che ricorda le 13 vittime che l'anno scorso, il 15 settembre, ci hanno lasciato a causa di uno di quelli che sono stati gli eventi atmosferici più drammatici che ha coinvolto il territorio marchigiano. Oggi siamo qua proprio per raccogliere i fondi per poter aiutare tutte queste persone, tutti questi cittadini, non solo che hanno perso parenti, amici, ma che ancora hanno bisogno di avere una casa, di avere posti dove stare per riprendere le attività. E naturalmente siamo qua con loro per raccontarvi la storia di quello che è stato questo enorme disastro naturale. Siamo alla Caritas nel banchetto dedicato alle donazioni e parliamo del cassetto nei sogni. Di che cosa si tratta? Allora, è un'idea per poter avere dai giovani, dagli abitanti di questi territori, delle idee, dei sogni su come stare meglio in questi territori, perché come Caritas diocesana di Fano insieme alla Caritas di Gubbio stiamo portando avanti un progetto di sviluppo di comunità che ci permetterà di attivare delle progettazioni per poter stare meglio in questi territori, bellissime zone purtroppo colpite dall'alluvione un anno fa, che hanno bisogno di riprendere, di ripartire, e quindi l'idea delle persone che lo abitano è per noi importante, quindi vi invitiamo a venire a compilare, a rispondere a questa domanda: quale cambiamento positivo sogni per stare meglio nel territorio? Come realizzarlo? Come si potrebbe realizzare? Diamo anche una risposta. Come si potrebbe realizzare? Guarda, sicuramente riuscendo a fare emergere le risorse, che sono tante, da quelle culturali a quelle ambientali, dai giovani stessi, perché sono una vera risorsa, e oggi il concerto, questo evento è l'esempio, perché è organizzato dai giovani come è stato un anno fa a Fano, e quindi ecco, dare spazio ai giovani, dare spazio, luogo ai giovani. Come si possono fare queste donazioni? Allora, le donazioni tramite IBAN con il QR code alla Caritas diocesana, alla Fondazione Caritas Fano, oppure qui lasciando i propri contanti o direttamente al comune di Cantiano. Grazie. Grazie a voi. Abbracciami, anestesia totale, resto immobile e non so dirti come ti vorrei. Sei bella, così bella che è possibile non piangere, non ridere. Ora aiutami a vivere come il sole che muove dentro me. Sento che tutto è possibile. Come
Vitamina C saranno uno dei gruppi che sta per esibirsi sul palco. Allora ragazzi, siamo ad una manifestazione un po' particolare, stiamo parlando di uno degli eventi più drammatici che si è verificato. Come può la musica aiutare in questo caso a raccogliere fondi, ad aiutare le persone che si sono trovate a perdere parenti ed amici? Personalmente penso che sia una bellissima iniziativa, che è un modo, la musica, bellissimo per riportare l'attenzione qua, per far capire che qui è successo qualcosa di grande, di grosso, di grave, ed è bello esserci, partecipare per aiutare ad aiutare. Grazie mille, con i Vitamina C. Di Cantiano, ci racconti come ha vissuto questa esperienza? Io sto un pochino fuori Cantiano, quando è arrivata la pera è una cosa impressionante, era tutta alberi contro i ponti, una cosa grossa. Lei dove abitava esattamente? Io vicino al Serendipiti, praticamente la vecchia Flaminia a un paio di chilometri da Cantiano, qua su. Cos'è successo quel giorno? È successo che verso le 6:30, 7 è arrivata una grossa piena dopo questo temporale e a un certo punto l'acqua non si riparava più. Vi siete resi conto immediatamente del dramma? Io sì, perché avevo visto i fiumi tempo dietro che erano troppo chiusi. Dopo l'evento era anche eccezionale, però il problema è che troppa acqua in quel modo, con i fiumi chiusi, non poteva passare. Lei ha perso amici, parenti? No, quel che dire, non c'è nessuno a Cantiano, nessuno è morto a Cantiano. Solamente i danni alle case, le attività, sono state parecchie, però... Oggi siete ancora preoccupati? Ma io penso che se i fiumi verranno rimessi a posto, no, perché questi eventi capitano una volta ogni 100 anni. Il comune ha fatto qualcosa? Sì, si è dato da fare, perché è chiaro, quella situazione in quel modo, quella cosa che hanno, non molto, è piccolo come comune, però ha dato molto da fare. Oggi a questa manifestazione cosa chiedete come abitanti di Cantiano? L'emergenza più grande c'è stata quella di ieri sera, dove c'è stato l'incontro con le varie maestranze di Ancona, tutti quanti, hanno un po', diciamo, chiarito quelli che saranno i tempi da avere tutti i sussidi. Il 15 settembre praticamente hanno dato fuori tutti i fiumi contemporaneamente, sia il Burano che il Bevano che il Tenetra. Qui c'erano io dentro a casa, lì c'avevo 2,20 metri d'acqua, c'avevo. Lei dove si trovava? Io trovavo nell'abitazione nuova qua su, diciamo dietro alle scuole medie, mi trovavo. La mattina quando sono arrivato qui ho trovato tanto fango e tanta acqua che era una cosa spaventosa. Siamo imboccati subito le maniche e siamo messi subito a spalare il fango per poter accedere, diciamo, dentro alle case dove c'era i disastri più impensati. Avete aiutato anche persone? Che successivamente abbiamo continuato ad aiutare la gente. Ci siamo dati un po' da fare tutti quanti a Cantiano, e diciamo in poco tempo, nel tempo che ci ha voluto, insomma, una risistemata è stata data. Oggi avete ancora paura? Ma la paura è normale, perché oggigiorno il tempo non è che è più come una volta, quando pioveva, pioveva e basta. Oggigiorno quando piove fa gli uragani, conseguentemente c'è da stare sempre con le mani, diciamo, tra i capelli, sempre attenti, perché nessuno può prevedere quello che può succedere. Sono stati fatti i lavori di... Questo, diciamo, qualcosa è stato fatto, ma nel limite del possibile, perché d'altronde giustamente senza soldi i lavori non si fanno. We'll be right back.
fiato. Chiudi gli occhi e risparmi a fiato, che tanto è la musica fa da padrona a questo evento. Siamo con i Target. Luca, siamo qua per cercare di raccogliere fondi per aiutare persone che hanno subito veramente una grande perdita. Come può la musica aiutare le persone e la gente in questo senso? Dimmi tu. Ma guarda, con lo spirito con cui è stato creato già un anno fa questo movimento di musicisti che si chiama Con il cuore nel fango, un anno fa è stato fatto un evento grossissimo a Fano, noi fanesi abbiamo ospitato le band coinvolte da questa brutta tragedia e sono stati donati quasi 25.000 euro. E la cosa eccezionale è che quest'anno è il comune che ha deciso di regalare alla gente un evento del genere. Quindi alla tua domanda, che cosa può fare la musica? La musica può regalare un sorriso anche quando la situazione fa poco ridere. L'evento di oggi vuole ridare vita dove c'è stata disperazione, quindi è sempre veramente emozionante e molto bello. Poi tornare nei luoghi tra i luoghi più colpiti è una cosa eccezionale. Come avete vissuto la drammaticità dell'evento? Ma dunque, ognuno di noi facendo rete, contribuendo, chiamando, contattando, sentendo amici, sentendo le persone a noi più vicine, a noi care, in questo modo, insomma. Eventi di questo tipo fanno bene alla musica. In questo caso noi come Target Band abbiamo avuto il piacere di ospitare i The Dot, che è Alex e Sara, che sono due ragazzi di Cagli, 15 anni, che hanno espresso il desiderio di suonare con me e con i Target Band. E quindi la musica fa anche questo, fa unione, fa felicità e regala belle emozioni, giusto ragazzi? Ringraziamo Luca Vagnini per questa opportunità, è davvero un onore poter suonare con lui. Grazie. Lola ha un carisma un po' particolare, sempre pronta a fare il bene altrui. Chiama tutti i giorni, non esce mai da sola, costa cara la tua libertà. Oh la Lola, come buona anche quando sei a scuola. Oh la Lola, è puntuale, oh la Lola, è attuale. È stata una giornata drammatica, quella del 15 settembre dell'anno scorso, e tu so che hai fatto una cosa molto molto importante, ce la vuoi raccontare? È stata molto drammatica perché la situazione è stata molto devastante e soprattutto la difficoltà è stata mantenere la lucidità, perché a un certo punto, al di là della situazione estremamente dura e difficile anche da vedere, ho ricevuto la telefonata da un carissimo amico di famiglia che mi ha avvisato che sotto casa mia c'era sua figlia aggrappata a una porta di un negozio. Con quel momento cosa hai pensato di fare? Beh, lì per lì a botta calda gli ho detto che andavo giù, anche se era un momento di estrema forza del fiume, quindi sapevo che non potevo andare, però per prendere un po' tempo.
poi quando col passare delle ore il fiume è sceso e la corrente, ho capito che era più leggera perché il materiale tornava lì indietro, sono sceso giù, sono riuscito ad uscire di casa anche se c'era nell'ingresso un metro d'acqua, il portone era bloccato, però sono riuscito a passare e piano piano agganciandomi degli anelli che ci sono nel muro sono riuscito ad andarla a prendere, l'ho presa sulle spalle e l'ho portata a casa. È stata un'azione coraggiosa dove naturalmente si potrebbe anche rischiare la vita per una cosa del genere, però è stato molto onore a quello che hai fatto. Oggi la ragazza la senti, si sa come sta? Sì, sì, la conosco, ripeto, sono carissimi amici di famiglia, quindi si è ripresa e adesso per fortuna sta meglio. Avete ancora paura che possa risuccedere una cosa di questo genere? Beh, sicuramente sì, perché comunque ancora i fiumi non sono puliti, quindi quando arriverà un pochino il periodo delle piogge sicuramente il pensiero c'è, quello sì. Permettetemi di ringraziare la città di Fano, quindi per il tramite del suo sindaco, perché è stata una di quelle città che ha dimostrato una maggior vicinanza rispetto al nostro territorio. Lo ha dimostrato nei primissimi momenti, quando ci ha messo a completa disposizione il suo gruppo di volontariato, di protezione civile. Lo ha dimostrato per il tramite della sua società di servizi, ASET, gestore della nostra farmacia comunale, che in pochissimi giorni ha dato la continuità del servizio e in pochi mesi ha investito per la riqualificazione della farmacia comunale. Sindaco, giornata molto importante, il ricordo di un evento catastrofico. Che cicatrici ancora lascia il ricordo di quello che è successo alla città di Cantiano? È chiaro che il paese di Cantiano è ancora un paese ferito, però ecco, abbiamo avuto la fortuna che la sua gente, ecco, che sapevamo essere gente tenace, è ripartita prima e meglio, no, di qualsiasi altra forma di sostegno, mi riferisco a quelli istituzionali, forti anche della grande solidarietà che ci ha sorpreso e ci ha commosso. Oggi abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza in un duplice momento, quello di ieri in cui si è fatto un punto istituzionale tra i soggetti deputati alla risoluzione dei problemi, quindi la Regione Marche e la Protezione Civile Nazionale, però oggi abbiamo voluto restituire alla comunità invece un momento di festa e restituire a tutto quel circuito solidaristico quello che in parte ci è stato dato. E quindi oggi abbiamo riportato un format che era stato promosso dal Comune di Fano assieme alla Caritas con il cuore nel fango. Subito dopo l'alluvione dell'anno scorso, a ottobre, alla Rocca Malatestiana più di 20 band suonarono gratuitamente a favore dei comuni alluvionati. Oggi abbiamo voluto che quelle band ritornassero simbolicamente dal luogo in cui erano partite, da questa piazza che un anno fa aveva raggiunto 2,30 m di acqua. Ed oggi invece si ritrova positivamente guardando con ottimismo al futuro. Quante persone ancora sono fuori dalle proprie abitazioni e quante aziende ancora non hanno ripreso la propria attività? Abbiamo circa una decina di nuclei familiari ancora fuori dalle proprie abitazioni, ne avevamo 28 con abitazioni compromesse, 212 però erano le abitazioni private in qualche modo toccate dall'alluvione, mentre dal punto di vista del tessuto socio-economico abbiamo la fortuna di avere il 100% delle attività di imprese ripartite. Per l'esattezza avevamo 60 attività compromesse, ad oggi 58 già sono ripartite e due ne riparteranno nei prossime settimane. Quindi è questo il risultato credo più importante. Oggi vi sentite preparati nel caso dovesse purtroppo, speriamo di no, riverificarsi un evento di tale importanza? Ahimè no. Ed è questo il problema vero, cioè chi oggi è rientrato nella propria abitazione o ha riaperto la propria attività mettendo mano al portafoglio o ha all'accesso al credito vuole risposte in questo senso, però ad oggi per quanto riguarda il ripristino dei danni al patrimonio pubblico ancora nulla si è fatto. Ne abbiamo proprio discusso ieri di come la burocrazia e il rimpallo di responsabilità
fermi e rallenti il meccanismo di intervento, però credo che a un anno lo dobbiamo, anche nei confronti di chi ha investito, ci ha messo del suo. Noi bisogna che creiamo le condizioni perché quello che è successo non riaccada di nuovo. Quindi la Regione Marche, in questo caso come struttura commissariale, avendo a disposizione già delle risorse, perché abbiamo avuto la fortuna di avere uno stanziamento che seppur parziale in 3 anni sviluppa un qualcosa come 400 milioni di euro, bisogna che si acceleri con dei piani di intervento e di mitigazione del rischio. Ha un significato quello di una grande comunità che non si ferma soltanto nel comune di appartenenza, ma è un territorio che arriva fino al mare, che ci lega dalla Flaminia, e questa serata ha anche questo significato, un legame forte, quello di sentirsi una comunità nell'insieme, sapendo che le sfide si vincono se si riesce a stare insieme, a lavorare insieme. Sindaco, il cuore nel fango, una manifestazione importantissima che è nata l'anno scorso a Fano dopo il tragico evento e che oggi si ripropone qui a Cantiano. Sì, un anno fa c'è stata questa tragica tragedia che ha sconvolto tutto il territorio. Ovviamente la zona di Cantiano e dintorni è stata fortemente colpita, ma ha coinvolto tutta la comunità fino alla costa, ci siamo sentiti tutti coinvolti. E non a caso è nato un mese dopo questa, su iniziativa dei giovani musicisti, questa bella iniziativa Il Cuore nel Fango, per essere un momento di solidarietà, di vicinanza, ma anche un'azione concreta, perché tutto quello che si era raccolto, e si raccolse anche una bella cifra, venne devolta proprio a Cantiano, dove c'era bisogno non di parole ma di fatti. E fu un grande momento di vicinanza, c'erano tutti i sindaci dei comuni coinvolti, ma tanta gente, tanti giovani, tanti gruppi musicali. È stato veramente un bel momento. Non dico una festa, perché quando c'è la musica il clima è sempre piacevole, però veramente con un pensiero ai tragici eventi. Un anno dopo lo rifacciamo qua a Cantiano, anche questo mi piace perché è una comunità che sa stare insieme, un ponte Cantiano-Fano, la Flaminia che ci lega, ed è un bel appuntamento. Oggi è una festa, a un anno di distanza, una piazza che ha un volto diverso da come era un anno fa, e questo, devo dire la verità, mi piace molto. Insieme al sindaco abbiamo pensato, e ovviamente agli organizzatori, perché noi sono i ragazzi, i giovani che hanno reso possibile tutto questo, abbiamo pensato che debba essere un appuntamento che rimanga negli anni, un anno a Cantiano, un anno a Fano, proprio in segno di ponte, di unità, e ovviamente con il cuore nel fango, non dimenticando cosa è accaduto, non dimenticando cosa sta succedendo in questo mondo, i cambiamenti climatici, gli effetti, e quindi sia anche un momento di riflessione su questi grandi temi che non possiamo più tacere, non possiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo essere tutti compartecipi per far qualcosa che migliorino, che cambiano questi processi. La Protezione Civile, un corpo importantissimo, siete fondamentali quando succedono eventi di questo tipo. So che l'anno scorso, il 15 settembre, voi personalmente non eravate presenti, ma oggi la Protezione Civile è importante, perché se si dovesse riverificare un'altra volta un evento di questo genere, siete i primi ad accorrere. Noi il primo giorno, il gruppo questo no, ma altri dei nostri volontari erano qui con i bob, le pale. Noi siamo arrivati, io e lui, con la cucina mobile, che abbiamo alimentato, diciamo, i volontari che aiutavano, gli fornivamo i pasti, cucinavamo a Fano, venivamo su, distribuiamo. Però materialmente chi ha lavorato con le pale e i muletti oggi qui non ci sono. Stavamo prima facendo due parole sul fatto che oggi vi sentite sicuri nel caso dovesse arrivare un'altra alluvione, e mi stava parlando anche di un corso. Sì, noi siamo continuamente formati, abbiamo avuto un training qualche giorno fa con Saverio, che ha già esposto, non so, anche a Fano TV ha già detto che aveva fatto un corso.
E anche oggi c'è un corso di, mi sembra in Puglia, se non vado errato, quindi siamo continuamente formati, noi facciamo corsi e aggiornamenti continui, quindi ecco, ci sentiamo pronti e ovviamente speriamo sempre che non capiti nulla, ovvio. Però, d'altronde vi chiamate protezione civile per proteggere proprio la popolazione. I debiti scongiuri che non succeda mai niente. Ancora un altro gruppo musicale, il Gatto Negro. Siamo qua, siete di Cagli voi? Sì, sì, siamo qui. Anzi, è un componente di Cantiano proprio. Come avete vissuto questa tragedia? Beh, è stato sicuramente molto molto difficile. Cosa ti ricordi di quel giorno? Cosa ti ricordi di quel giorno? Beh, sicuramente le notizie frammentarie all'inizio, poi quando abbiamo visto insomma le immagini, poi ci siamo resi conto dell'entità e della portata della cosa, che era qualcosa di mai visto prima. Oggi portate la vostra musica, Fango nel cuore, ma anche la musica nel cuore. Certo, certo, quello è essenziale, fondamentale, da sempre per noi. Cosa vorrei oggi, che cosa esprimete, cosa volete comunicare agli abitanti di Cantiano? Beh, sicuramente innanzitutto la voglia di ripartire, la voglia di, e l'energia giusta per farcela, sicuramente. E la musica è sicuramente un veicolo molto importante per questo. Un brano che farete questa sera proprio dedicato a Cantiano? Un brano che abbiamo scritto noi, si intitola Uguale a me. E è un pezzo contro il razzismo e per l'uguaglianza e perché siamo tutti uguali comunque. Volontario, ma un volontario che addirittura ha perso la casa nell'alluvione. L'alluvione, sì, a Pergola. Raccontaci. Allora, io abito ancora a Pergola, ma abitavo nel quartiere delle Tinte, il quartiere che ha subito a Pergola l'alluvione in maniera più problematica. Cosa è successo quel giorno? Quel giorno io non sapevo, io ero in tipografia, lavoravo in tipografia e non sapevo cosa fosse successo, mi hanno chiamato e mi hanno detto che era allagato tutto. Poi sono arrivato e in pratica nel quartiere era allagato, era come se fosse un lago. Quindi hai perso tutto? Ho perso tutto. Sono musicista anch'io e nell'alluvione ho perso strumenti e tutto quanto. Cosa ha fatto l'amministrazione per te? No, mi hanno aiutato, mi hanno dato dei soldi per recuperare comunque la strumentazione, poi il cuore nel fango, loro mi hanno aiutato e mi hanno dato un aiuto per recuperare comunque la strumentazione e tutto, sono stati molto molto bravi. Quindi oggi stai vivendo questa giornata in modo molto profondo, molto sentito. Come no, sì, infatti sono ritornato volontario perché questo evento è stato fatto anche a Fano e ero volontario anche lì e ho voluto ritornare come volontario anche oggi perché... Oggi dove abiti quindi? Io abito ancora a Pergola, però abito in un altro posto dentro il paese. Lì adesso Le Tinte è ancora il quartiere che è stato colpito maggiormente. Qualche famiglia ancora ci abita, ma tipo casa mia è inabitabile ancora. E quindi non so. Ti facciamo i migliori auguri. Grazie mille. Per il secondo anno abbiamo i Flying Bed a questa manifestazione, il fango nel cuore. Quindi vuol dire che ci credete proprio, la sentite come vostra. Per noi è una
causa molto onorevole, quindi ci fa piacere ogni anno partecipare a questo evento. Che tipo di musica suonate? Suoniamo per lo più alternative rock e oggi abbiamo portato anche tre dei nostri brani, oltre a due brani cover che abbiamo un po' rivisitato a, diciamo, nostro modo. Essendo questa una manifestazione molto basata sulla musica, mi viene quasi da dire la musica nel cuore delle persone, nel cuore di persone che hanno sofferto questa cosa. Come la musica può portare amore, può portare speranza? La musica dà sempre un'energia positiva a tutte le persone e, come dicevano, non eliminerà i vostri problemi ma permetterà di ballarci sopra, quindi aiuta a alzare l'umore della gente, a superare determinate fasi che è difficile senza un aiuto o un appoggio. Certo. Avete pensato di dedicare un brano o comunque scriverlo proprio a favore di questo evento? Allora, per ora abbiamo lavorato in studio, abbiamo registrato il nostro primo disco, quindi era partito il progetto prima di questi eventi. Magari nel prossimo uscirà anche un brano che riguarda tutta la situazione o l'evento o il resto. Grazie. Siamo a una manifestazione molto importante, è la secondo anno consecutivo, per cercare di dare speranza a queste persone che sono state travolte da un evento di tale drammaticità. Sì, un evento drammatico, ma è importante che momenti come questo, dove non solo uniamo la cultura, musica, la solidarietà, ma uniamo un territorio all'insegna di quello che sono le buone azioni, le buone pratiche, appunto, di dialogo, credo che siano momenti importanti sempre, proprio per il messaggio che lanciano, non solo di solidarietà, ma di unione tra cittadini e tra realtà aggregative comunali. C'è ancora pericolo, c'è ancora ansia in queste persone che possa ritornare un evento di tale drammaticità? C'è ansia, c'è pericolo, ce l'abbiamo anche noi, purtroppo gli eventi sono non solo in questo territorio, sono a livello nazionale e internazionale, in tutto il mondo li vediamo, quindi io lo capisco e sono momenti drammatici che non vorremmo mai vivere, ma purtroppo temo che alle volte ci dovremmo convivere, quindi non si possono prevedere, ma è importante in momenti come questo sapere che ci sono comunità pronte poi ad aiutarsi vicendevolmente. Anche lei presente a questo evento importantissimo. Sì, non potevo non essere qui il 22 di agosto insieme al Fano Gospel Choir. Abbiamo organizzato un evento di raccolta fondi alla Corte Malatestiana di Fano per Cantiano, appunto, perché nei primi momenti è ovvio l'emozionalità ci spinge ad essere solidali, ma dopo un anno noi volevamo far sentire la nostra vicinanza anche dopo un anno e quindi abbiamo organizzato questo grande evento e sono felice di essere qui a rappresentare Fano, il suo carnevale, il coro gospel, perché noi siamo anche molto vicini alla solidarietà. Fumatore di vita, il tuo cuore ha un'età, è compreso dal tabacco e dalle donne di una certa età. Fumatore di pipa, sei un amante straordinario, fai l'amore con te stesso, un amore immaginario. Tu le donne le osservi sempre dai capelli ai tacchi, ma ti fanno impazzire le gonne a righe a scacchi. Agnese è un abitante di Cantiano che oggi vive a Roma. Qui però il 15 di settembre dello scorso anno aveva la sua famiglia. Come è stato vissuto dalla famiglia e che testimonianza, Agnese, oggi vuoi portare ai cittadini di Cantiano? Allora, io ai cittadini di Cantiano credo di dover dire grazie, perché hanno dimostrato tanto coraggio, tanta dignità e soprattutto tanta voglia di non sentirsi persi, quando è difficile non sentirsi persi quando è la casa invasa di fango. E oggi essere qui dopo un anno penso che sia il messaggio più bello che una comunità può dare a se stessa e a tutti voi che magari venite qui proprio per questo motivo.
È un grande messaggio di speranza che ovviamente ci deve anche rendere consapevoli di essere stati fortunati, perché noi possiamo dire di non piangere nessun morto, e quindi dobbiamo comunque sempre riflettere che nella sfortuna siamo stati comunque fortunati. Fumatore di pipa, ogni giorno guardo al mare. Che il sole vada a riposare. Siamo giunti alla conclusione di questa bellissima manifestazione, Il fango nel cuore, una manifestazione che con tutte le testimonianze che abbiamo raccolto ci ha ricordato quanto tragico è stato questo evento che ha coinvolto la città di Cantiano e tanti altri comuni. Ci sono ancora tante cose da fare, ci sono ancora tante persone che non hanno ripreso possesso della propria abitazione, così come tante aziende che devono ricominciare la propria attività, ma noi siamo speranzosi, e soprattutto i comuni che hanno partecipato a questo evento per raccogliere fondi e riuscire a stare vicino a queste persone e poter ridare loro una qualità di vita migliore. Con questo noi vi ringraziamo e naturalmente vi invitiamo a seguire i programmi di Fano TV.